Buonasera, siamo l'associazione del Torrione del Principe. Allora, in questi giorni abbiamo fatto una bella iniziativa con l'associazione San Filippo Neri, siamo riusciti a fare il presepe vivente qua a Petrine. Vorremmo ringraziare il nostro parroco che ci ha dato anche l'opportunità di fare questa manifestazione e tutti loro che ci hanno dato una mano, i nostri associati, loro come associazione San Filippo Neri. È la seconda edizione, la prima è stata già un successo, la seconda è stata ancora con più presenze. Speriamo che l'anno prossimo riusciamo ad organizzare la terza edizione con più presenze rispetto a quest'anno. E comunque sta nascendo una bella realtà, perché comunque le persone anche di paesi limitrofi sono venuti qua molto entusiasti di questa iniziativa. Un presepe vivente a tutti gli effetti, ci sono stati gli animali, sono state tutte le persone, si sono state coinvolte più di 40 bambini dell'associazione San Filippo Neri, che bisogna ringraziare anche i loro genitori che hanno messo a disposizione il loro tempo per mantenere comunque viva questa tradizione. Siamo al 29 dicembre e speriamo che l'anno prossimo riusciamo a farla comunque in un periodo più consono per un presepe vivente, e vi aspettiamo sicuramente numerosi alla prossima edizione. Come associazione Torrione del Principe, come diceva il nostro primo associato Lirangi, vi aspettiamo tutti quanti a fine gennaio per una riunione del consuntivo organizzativo, perché facciamo il nuovo tesseramento. Siamo aperti a chiunque, a tutti. Bisogna semplicemente versare un piccolo contributo che va nelle casse dell'associazione per organizzare questi tipi di manifestazione. Ci scusiamo se siamo stati scortesi o abbiamo dimenticato qualcuno nel ringraziarvi. Non facciamo mai abbastanza, se sbagliamo lo facciamo senza nessuna forma di malizia. Speriamo che i prossimi eventi saranno di vostro gradimento. Ci vediamo sicuramente al prossimo evento più importante, che è quello della Madonna delle Grazie.